Salve gente! Avete mai sognato di essere qualcun altro? O anche solo desiderato di cambiare radicalmente il vostro aspetto? Il protagonista di questo video decisamente sì. A metà strada tra il folle ed il sorprendente scopriremo la storia del ragazzo che ha deciso di usare la chirurgia plastica per trasformarsi in un elfo. Questo è Matt in Top e prima di iniziare vi ricordo che potete sostenerci con un mi piace, iscrivendovi al canale e attivando le notifiche con un clic sulla campanella. Luis Padrón è un ragazzo argentino di 27 anni ed ha sempre avuto un desiderio davvero molto particolare, trasformarsi in un elfo. Esatto, proprio un elfo, una creatura soprannaturale dotata di poteri magici e di una bellezza unica. Nati dal folklore germanico, tutti noi abbiamo imparato a conoscerli grazie al genere fantasy. Tra i più famosi troviamo Legolas, l'elfo del Signore degli Anelli, e la bellissima Arwen, interpretata nei film da Liv Tyler. La passione piuttosto estrema di Luis per questi esseri è iniziata da bambino, quando, vittima di bullismo da parte dei ragazzi più grandi, si immerse nel genere fantasy per sfuggire alla realtà. Affascinato da film come Labyrinth e La Storia Infinita, il giovane argentino decise di emulare i suoi personaggi preferiti, dedicandosi al cosplay. Ben presto però si rese conto che limitarsi ai travestimenti non era abbastanza. Quello che desiderava era un cambiamento più radicale e definitivo. Agli inizi la sua trasformazione non fu così semplice come sperava. Il ragazzo venne infatti respinto da tre delle migliori cliniche di chirurgia plastica di Buenos Aires. I medici infatti, inspiegabilmente, si rifiutarono di vederlo come un elfo e solo dopo molte ricerche e grazie all'aiuto di Plastic of Hollywood, un'agenzia specializzata in modelli che hanno subito trasformazioni estreme, Luis riuscì a iniziare il suo insolito percorso. La trasformazione dell'aspirante elfo ha richiesto diversi interventi. Per iniziare si è sottoposto a una depilazione permanente di tutto il corpo e a un procedimento di sbiancamento laser della pelle, seguiti dalla modifica dell'attaccatura dei capelli allo scopo di darle una forma V e da un'operazione al naso. In seguito è stata la volta di 5 interventi per cambiare il colore degli occhi in azzurro ghiaccio. La transizione è poi continuata con un viaggio in una clinica coreana, dove gli è stata rotta la mascella, limata e poi avvitata insieme per darle una forma appuntita, tipica dei personaggi in stile anime. Dal momento poi che ogni elfo che si rispetti è riconoscibile dalla particolare forma delle orecchie, lui è andato sotto i ferri per farsene tagliare e successivamente ricucire nella classica forma punta. Il costo sostenuto dal ragazzo, fino ad ora, si aggira intorno ai 50.000 euro, a cui vanno aggiunte le spese che deve affrontare ogni mese per creme specialistiche, tinture e trattamenti per mantenere la pelle chiara, che ammontano a quasi 4.000 euro. Oggi Luis afferma di avere finalmente iniziato a sentirsi a proprio agio con il suo aspetto e spera di avere un ruolo nella nuova serie TV ispirata al Signore degli Anelli, ovviamente in qualità di elfo. Tuttavia, ancora in programma ulteriori interventi, tra cui un'operazione molto impegnativa e dolorosa per allungare le gambe e un salto dal dentista per farsi impiantare dei canini aguzzi da vampiro. E voi? Se poteste, chi vorreste diventare?